La campagna di Legambiente Apnea Against Pollution arriva a Roma sullo sfondo del Colosseo con la primatista mondiale Alessia Zecchini in una performance di apnea che ha trattenuto il respiro per 4 minuti e 50 secondi per lanciare un messaggio chiaro sul tema della qualità dell'aria nelle città italiane. Per combattere l'inquinamento nella capitale non bisogna smettere di respirare, ma trovare soluzioni per smettere di inquinare. Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, in Italia si contano 50.000 delle 250.000 morti premature per PM2,5. L'Italia ha bisogno di azioni e politiche concrete e coraggiose per fermare lo smog. E allora bisogna intervenire su tutte le fonti di inquinamento, l'industria, l'agricoltura, l'edilizia, i trasporti, soprattutto nelle grandi città come Roma, che sotto questo punto di vista scontano gravi ritardi sulla mobilità sostenibile. Legambiente nel cuore di Roma torna a porre l'attenzione sulla qualità dell'aria nelle città italiane grazie all'evocativa e suggestiva installazione Apnea Against Pollution, ideata per chiedere azioni concrete di contrasto allo smog in una città dove la più alta concentrazione di smog registrata all'inizio del 2024 è stata di 2,5 volte superiore alla soglia di sicurezza raccomandata. Ha un grande senso parlare di inquinamento nella nostra città perché la capitale supera di gran lunga i limiti consentiti sia per il PM10 che PM2,5 e per il biossido d'azoto. Questo significa che bisogna togliere auto dalle strade, bisogna riempire le strade di mezzi pubblici, di biciclette, di corsie pedonali. Questo significa che bisogna piantare alberi, questo significa che noi non possiamo smettere di respirare, ma dobbiamo assolutamente smettere di inquinare. La performance dell'apneista Alessia Zecchini, che come atto di protesta trattiene il respiro, è anche un invito a sottoscrivere la petizione di Legambiente «Ci siamo rotti i polmoni, no allo smog». Ho deciso di sostenere questa causa perché credo fortemente nella sensibilizzazione sull'inquinamento dell'ambiente, ma tanto più dell'aria, perché è un qualcosa che troppo spesso non ci rendiamo conto, ma porta a gravissime conseguenze e dobbiamo per forza fare qualcosa il prima possibile, perché abbiamo bisogno di aria pulita, anche se non ce ne rendiamo conto, è veramente fondamentale ed importante.